Ci sono ancora delle speranze per la riapertura degli impianti sciistici di Prati Itivo per la stagione invernale. Questa è la possibilità emersa a seguito dell'incontro convocato dal presidente Diego Di Bonaventura alla presenza di tutti i soggetti istituzionali interessati alla riapertura degli impianti. Durante l'incontro l'ASBUC si è detta disponibile a rilasciare una concessione temporanea di 6 mesi alla Gran Sasso Teramano, dietro però al pagamento del canone per l'utilizzo dei terreni. Si sta facendo il possibile. Ieri, ecco, potevo far pesare nella mia coscienza tutte le volte che ho perso tempo, tra virgolette abbiamo perso tempo tutti quanti, però ecco, ho cercato, ecco, di rimettermi nei panni del Presidente della Provincia e provare a fare l'ultimo tentativo. E ieri abbiamo messo insieme tutti i sindaci, ecco, il Presidente delle ASBUC, con tutti gli avvocati ho visto. Ecco, mi sono un po' spaventato, mi sembrava già un atteggiamento di contrapposizione. Poi ieri pare che è uscito un po' di sereno, la Gran Sasso Teramano ha fatto richiesta all'ASBUC per la concessione dei terreni e ieri almeno abbiamo udito che l'ASBUC darà la concessione almeno temporanea per passare l'estate affinché poi si chiuda tutto il processo di liquidazione e per essere pronti per l'estate. Ecco, è un primo segnale, aspettiamo oggi perché non abbiamo tempo, perché bisogna fare dei lavori, i lavori li possiamo fare adesso, non a fine novembre, a dicembre, perché poi è tardi. Ecco, sembra che ci sia una speranza, speriamo che questa speranza sarà concretizzata nella giornata di oggi e domattina. Ovviamente i lavori riguardano la sicurezza per essere pronti per la riapertura. Noi da quando siamo entrati abbiamo fatto qualche fermo per fare i lavori, perché quando il direttore ci diceva che non c'erano le condizioni di sicurezza abbiamo sempre fermato, onde evitare poi quello che è accaduto nel nord Italia. Ecco, perciò dovremmo rifare, ecco, 20-30 giorni di lavori, di controllo centimetro per centimetro per stare in sicurezza e poi dovremmo ripartire. Perciò, ecco, è importante l'incontro che abbiamo fatto in questi giorni, appunto per avere le autorizzazioni in settimana. L'incontro è servito anche per fare il punto degli Obelix. Sì, anche lì c'è un problema sugli Obelix, perché sapete, montati, installati e collaudati, una valanga li ha buttati giù, abbiamo già sentito anche in regione, dobbiamo capire come rimetterli su e riacquistarli.